L'autrice che è qui a fianco a me è Alessia Mauro di Pavoletto, mentre un applauso a lei. Mentre questa particolare meridiana, che adesso avremo modo di scoprire, è stata calcolata da due signori che invito a venire qui, il signor Riccardo Anselmi di San Vincent in Val d'Aosta e Luigi Ghia, anche lui di San Vincent. Riccardo Anselmi e Luigi Ghia sono affermati gnomonisti valdostani. Alle loro spalle hanno numerose realizzazioni di meridiane. Fanno parte della redazione della rivista Orologi Solari del gruppo Gnomonica Italiana. Nel 2013 hanno organizzato il 18° seminario di Gnomonica Italiana a Chantillon in Val d'Aosta e sono attivissimi relatori nei vari seminari di gnomonica che si svolgono ogni anno e mezzo in varie regioni italiane. Mauro Alessia, residente a Pavoletto, nel 2000 diplomata in maestra d'arte del tessuto presso l'Istituto d'arte Giovanni Sello di Udine, nel 2003 diplomata in maestra di mosaico presso la scuola mosaicisti del Friuli di Spilimbergo. Dal 2004 ad oggi lavora presso il CAMP del Basso Friuli come educatrice con ragazzi disabili. Da settembre 2014 collabora pure con l'azienda agricola Le Fornaci del Zernic di Flambruzzo, dove ha modo di insegnare ai bambini negli ambienti della fattoria didattica l'arte del mosaico. Un recente mosaico, Alessia Mauro, lo ha realizzato nell'Ancona di Marsute di Sotto per la parrocchia di Pavoletto. Bene, allora un applauso ai nostri autori e direi di effettuare uno stacco musicale in onore di questa meridiana. Livio Colaut, proprietario di questa casa, è stato un pompiere. Oggi è in pensione, ma è sempre rimasto molto legato all'Associazione dei Vigili del Fuoco in Congedo della Regione Friuli Venezia Giulia e la realizzazione di questa meridiana la giustifica con queste parole. Ho voluto costruire sulla parete della mia casa una meridiana che, oltre a segnare l'ora del sole, ricordasse il mio passato d'attività presso il Corpo dei Vigili del Fuoco. La meridiana è stata l'occasione per poter riprodurre sull'opera gnomonica anche lo stemma araldico dei Vigili del Fuoco, presente sul gonfalone ufficiale del Corpo dei Vigili del Fuoco d'Italia e approvato recentemente dal Presidente della Repubblica. Per il calcolo sono stati invitati due gnomonisti provenienti da San Vincent, Val d'Aosta, Riccardo Anselmi e Luigi Ghia, che hanno proposto per questa meridiana un quadrante molto particolare, quasi unico a livello nazionale, chiamato a catena, perché lo gnomone, anziché essere fatto da un'asticella, è costituito da due elementi, una catena arcata ed un ferro a becco. L'incrocio della loro ombra sul quadrante indica l'ora solare. La decoratrice Alessia Mauro ha trovato gli spunti per dipingere nel contorno del quadrante la torre, il drago e le asce, tutti elementi presenti sullo stemma araldico dei Vigili del Fuoco. Da sfondo all'opera ammiriamo la grande fiamma presente su tutti gli elmetti dei pompieri. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca ad Alessia Mauro per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell'opera. Un particolare ringraziamento va a Riccardo Anselmi e Luigi Ghia, che dalla lontana Val d'Aosta hanno accettato l'invito del Circolo Culturale Navarca di intervenire a portare il loro professionale contributo gnomonico ad Aiello, il paese delle meridiane. Un applauso ai nostri autori.
il presidente dei Vigili del Fuoco in congedo del Friuli Venezia Giulia, allora consegna una targa di riconoscenza alla nostra autrice Alessia Mauro. Un applauso a lei. E consegna anche una targa che si ricorderanno con molto piacere a Luigi Ghia di San Vincent. Ecco qua, no? Complimenti Luigi, no? Ed anche a Riccardo Anselmi, sempre di San Vincent, bravissimi. Il motto di questa meridiana dedicata ai Vigili del Fuoco in latino è descritto proprio, come ha detto Mariana, sul gonfalone ufficiale dei Vigili del Fuoco d'Italia: Flammas domamus, donamus cordem. Domiamo le fiamme, doniamo il cuore. Bene, allora abbiamo inaugurato la quarta meridiana e adesso vi invito a seguire la banda. Rientriamo nel cortile delle meridiane del museo e faremo, a tutti vi verrà consegnata una scheda dove avrete modo di dare il voto a queste quattro meridiane per poi eleggerla alle 7:30 di questa sera. Bene, allora possiamo procedere e grazie naturalmente alla famiglia Colavut che è sempre stata molto ospitale nei confronti del Circolo Culturale Navarca. Sì, allora un momento, interrompiamo un attimo che il Presidente vuole dire due parole. No, attendiamo un attimo, scusate, due parole del Presidente Godina. Vi chiedo un attimo ancora di attenzione. Scusate la banda, scusate la gente che stava ascoltando, era già in sintonia su un altro percorso. Volevo nient'altro cogliere l'occasione per aver attivato la nostra Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo. Qui vedete raffigurata una fiamma, non a caso c'è questa icona che rappresenta l'ardore che noi abbiamo all'interno per la professione che abbiamo sempre fatto. Ed è l'unica fiamma che noi non riusciamo a spegnere. Qui sarà un problema, dico lui, perché questa fiamma esterna è soggetta alla pioggia, quindi lui ha due difese, la fiamma interna e la fiamma esterna. Quando eravamo sugli interventi e lo vedevo provato come altri vigili in interventi difficili, io gli battevo la mano sulla schiena, sulla spalla, gli dicevo ti cambio fra poco, e lui mi rispondeva una frase che dopo ve la dico. Anche in caso di raggiamento, di forte calore, di elevato rischio, lui sempre mi diceva questa frase quando gli dicevo fra poco abbiamo la condizione di sotto controllo e tutto quanto rientra. Questa frase che lui sempre mi diceva, io pensavo sempre una questione legata all'immediatezza, così, al beneficio. Lui diceva non vedo l'ora. Ecco perché ha espresso anche questo concetto. Vi ringrazio della pazienza, grazie. Non vedo l'ora di trascorrere delle belle giornate serene sotto il sole, senza il fuoco naturalmente. E abbiamo anche la maglietta di Luigi Ghia, non vedo l'ora, col suo gnomone, no? Che lui si orienta adesso e segna l'ora solare veramente. Bene, allora possiamo procedere. Grazie.